c'è una canalina che va verso il tetto della sala cottura, questa è la sala cottura. Da lì il malto passa direttamente sul tetto della sala cottura. Questo invece è il contenitore per le trebbie, quindi gli scarti, infatti vedete che c'è un tubo che esce dalla sala cottura e va lì, e quello che si vede un po' più nascosto dietro è quello del lievito esausto, perché il lievito può essere utilizzato per un tot di volte, ma ad un certo punto deve essere accantonato, e quello è il silos del lievito esausto. Mentre salite guardate il monogramma a P. Angelo Foretti, che sta qua all'inizio delle scarpe.